una sua. Con Giuseppe Profita, il rappresentante cittadino di Casartigiani, oggi voi avete fatto una manifestazione cumulativa di tutta la città, quindi era presente Casartigiani, era presente l'ASCOM, erano presenti i lavoratori della Fiat, i sindacati e tanti sindaci. Oggi la manifestazione di questa mattina, che cosa vuole comunicare alla città e soprattutto alle istituzioni? Intanto il malessere comune di tutti, perché solo con lo sciopero in forma democratica e pacifica come è stato oggi può fare tanta forza. Abbiamo riunito, come detto bene, tutte le forze rappresentative, dalla Chiesa, cui è dato un grossissimo contributo perché la Chiesa con i fedeli insomma fa da eco a tutto, dai disoccupati alle scuole, perché il problema non è solo Fiat, il problema è come direi una frase anche di un grande commedia teatrale, Fiat voluntas Dei, che sia fatta volontà di Dio. È una situazione drammatica Fiat, perché se la Fiat c'è un problema di esistenza ne piangono anche le imprese, perché molta gente che è cassa integrata pur di sbarcare il lunario è costretta a fare il secondo lavoro, quindi si alimenta quello che è il lavoro nero, quindi la Fiat indirettamente danneggia anche le imprese, è giusto che queste cose si dicano. Il malessere è comune, oggi forse l'unica cosa affidabile sono i pensionati, cioè chi ha una pensione si ritiene fortunato, ma il presente è quello che è, il futuro è incerto, quindi oggi per la prima volta tutti in campo, dai giovani alle scolaresche, i disoccupati, gli artigiani e gli imprenditori, perché fare gioco di squadra e dire questo è un momento tragico. Lo sciopero non risolve i problemi, ma vuole fare capire alla gente che è un po' più debole, a quelli che sono stanchi, di lottare e dire tutti assieme dobbiamo andare avanti. E naturalmente facciamo da eco a livello anche regionale e nazionale, che diciamo che bisogna fare qualcosa, bisogna smuovere un pochettino anche la coscienza della gente che è un po' è stanca di protestare. Ecco. Una manifestazione cittadina che ha coinvolto tante categorie oggi e c'erano anche tanti sindaci del comprensorio. Con quali speranze andate domani al Ministero a lottare per la vertenza Fiat? Io penso che oggi sia stata la pagina della disperazione, la pagina di una grande città che si mette in movimento, che si mette in discussione, che scende insieme al territorio che ci sta attorno per dire che questa disperazione si deve tramutare in speranza. E domani la nostra speranza è piccola ma importante, che è quella di portare a casa il risultato che Palazzo Chigi si occupa direttamente di questa vertenza e soprattutto che ci venga garantito il tempo e le agibilità per far sì che si possa prendere atto del nulla di fatto e si deve programmare un nuovo percorso, e per far questo abbiamo bisogno di una nuova rata di ammortizzatori sociali. È vero che gli ammortizzatori sociali siamo stufi e vogliamo il lavoro, però per guadagnare tempo e per rimettere al centro della discussione Palazzo Chigi abbiamo bisogno degli ammortizzatori sociali. Il 16 di febbraio scadrà il termine per la presentazione di progetti per utilizzare le somme del 2011 dell'accordo di programma. Come vi state muovendo in questo senso? Io penso che il 16 febbraio è la data nella quale si prende atto che questo progetto non c'è più, il progetto di reindustrializzazione è fallito, tutto ciò che è arrivato è insufficiente rispetto al nostro bisogno e alle promesse che c'erano state date, che erano quelle di garantire il reimpiego di tutti i lavoratori. Allora, in forza di questo dato non possiamo che riprendere una vertenza che parta da Palazzo Chigi, perché è lì che si è consumato questa frattura ed è lì che bisogna ripartire. Oggi c'era presente anche il sindaco di Palermo, Luca Orlanda, che è anche il presidente dell'ANCI. Questa è una grande presenza insieme a Landini, insieme a tanti altri personaggi importanti da un punto di vista istituzionale, c'erano anche molti sindaci, ma anche da un punto di vista sindacale. Io penso che la presenza composta dei sindacati, delle forze sindacali, ma anche la presenza delle istituzioni locali e la presenza di Luca Orlanda sia un elemento che può far capire che questa non è la vertenza di Termini Imerese, è la vertenza della Sicilia, è la vertenza dei siciliani, e chi è che ha la responsabilità di guidare tutte le municipalità dell'isola oggi ha fatto tappa a Termini Imerese per dimostrare di esserci, perché ha voluto ascoltare con le sue orecchie e ha voluto dire le sue parole a sostegno della vertenza di Termini. Presente oggi per dire basta, questo territorio sta soffrendo troppo, bisogna dare una svolta. Termini è forte, ha dimostrato con questa grande manifestazione una grande sensibilità sociale, ma al tempo stesso Termini non è sola.
la presenza di decine e decine e decine di sindaci del palermitano e dell'agrigentino. La mia presenza non soltanto come sindaco di Palermo ma come rappresentante di tutti i comuni della Sicilia, come presidente dell'ANCI, testimonia che questa avvertenza può e deve tornare ad essere un'avvertenza nazionale. Domani sarà l'incontro al Ministero dello Sviluppo Economico e io ho chiesto al Presidente del Consiglio dei Ministri che garantisca la presenza di un rappresentante di Palazzo Chigi, perché questa avvertenza deve tornare a essere un'avvertenza nazionale. Domani a Luna in prefettura una delegazione di sindaci assieme con me incontrerà il prefetto per far arrivare il messaggio forte che tutti i comuni siciliani si riuniscono in coincidenza con l'avvio del tavolo di domani pomeriggio a Roma. Vogliamo ricordare che la Fiat non può lavarsi le mani. La Fiat non può abbandonare questo territorio, abbandonando il territorio determina anche la morte dell'indotto. La Fiat deve assumersi le sue responsabilità e se la Fiat dovesse irresponsabilmente rifiutarsi di tornare a produrre auto in Sicilia a Termini Imerese, il governo nazionale deve liberarsi dal monopolio soffocante della Fiat, anziché andare a cercare industriali del fico d'India o imprenditori inventati, chiami qualche multinazionale nel settore dell'auto e la convinca a investire a Termini Imerese, perché l'Italia produce 3 auto sulle 10 che vengono comprate dagli italiani. C'è un monopolio insopportabile della Fiat che non soltanto chiude Termini Imerese, non soltanto produce all'estero, ma impedisce alle altre case automobilistiche di produrre in Italia. Domani al Ministero per lo Sviluppo Economico rappresenterete le vostre ragioni e chiederete con forza che Fiat deve riprendersi questo territorio di Termini Imerese, ma non soltanto il territorio di Termini Imerese, ma di tutto il comprensorio. Sì, è chiaro, la manifestazione di oggi per intanto è stata una manifestazione importante dove sono emerse la sofferenza di un territorio, perché non soltanto i lavoratori della Fiat e l'indotto, ma anche i commercianti, gli artigiani, la chiesa. C'è bisogno di riattivare le attività economiche di questo territorio. La Fiat può diventare un volano, perché se la Fiat, che è l'unica che è in grado per ripartire subito, perché lo stabilimento è efficiente, noi siamo dipendenti della Fiat, noi riteniamo che quella potrebbe essere, come dire, l'impulso a ridare ossigeno a questo territorio. Cioè, noi chiederemo domani che Fiat ripensi alle scelte del passato, naturalmente porteremo su quel tavolo la partecipazione forte della manifestazione di oggi e poi insomma, vediamo nei prossimi giorni cosa verrà fuori. Oggi erano presenti, a parte i commercianti, le varie categorie produttive della città, anche molti studenti che sono, appunto, rappresentano il futuro, un futuro che oggi come oggi è molto incerto. Sì, è chiaro che oggi veniva fuori la sofferenza di un territorio, di una città, la chiesa con l'appello fatto, gli studenti. È chiaro che c'è bisogno di nuovo impulso. C'è bisogno di far ripartire questo territorio, le attività commerciali e industriali sono un volano importante, per questo noi immaginiamo che la Fiat possa diventare un momento di rilancio di questo territorio. Lei nel suo intervento ha parlato del fatto che la Fiat non può sedersi al tavolo come ascoltatore, ma deve prendersi le sue responsabilità per un territorio che è Termini Imerese e per un territorio, un paese più grande che è l'Italia, dalla quale se ne sta andando. Sì, la Fiat non può chiudere stabilimenti, licenziare persone, scaricare su di noi i costi di questa scelta. Quando disse che non produceva più a Termini, disse che si impegnava a reindustrializzare l'area e a favorire l'occupazione. Siccome questa cosa è saltata, non c'è, Fiat non può dire che se ne va. Fiat deve rimanere fino a quando non è stata rioccupata tutte le persone. Sono con investimenti Fiat, discutiamone, sono con un altro investimenti, discutiamone, ma non può essere che la Fiat se ne va e scarica le sue scelte su di noi, sul territorio e sui lavoratori. Questo non è accettabile e il governo, credo, assieme a noi deve porre alla Fiat questo problema. Noi non abbiamo preclusioni verso altri investitori, ma devono essere cose serie, certe. Abbiamo già in modo fin azzardato, ci siamo fidati di quello che ci veniva raccontato e abbiamo alle spalle l'esperienza di Risio che ha dimostrato che invece non c'era nulla. Quindi, avendo, diciamo così, anche provato a verificare, non vogliamo essere becchi e bastonati. Questo è il punto e tra l'altro
in una situazione come questa, dove al sud la situazione sta peggiorando, deve essere responsabilità delle imprese e del governo impedire che aumenti la disoccupazione, se no siamo a rischio davvero della tenuta democratica del nostro paese. Nell'incontro di domani, che dovrebbe essere quello decisivo perché ci dovrebbe essere il Presidente del Consiglio Letta, dovrebbe appunto essere quella decisiva e determinare un cambio di direzione di tutta la vertenza. Ma cosa succede nel governo andare a domani? Sinceramente non lo so, perché mi sembrano ore un po' convulse queste. In ogni caso, per quello che ci riguarda, noi abbiamo chiesto che la Presidenza del Consiglio coordini il lavoro dei vari ministeri e delle regioni e che sia la sede in cui prendere delle decisioni. E noi ci auguriamo che da un lato, ed è la richiesta che avanziamo, bisogna avere certezza che sul 2014 nessuno viene licenziato e quindi servono gli ammortizzatori sociali per non licenziare nessuno e per far ritirare i licenziamenti. E questo non è per avere gli ammortizzatori, ma per avere un tempo utile affinché siano trovate le soluzioni industriali. E il governo a questo punto deve agire nei confronti della Fiat e nei confronti di altri investitori per trovare queste soluzioni. Se domani sarà un altro buco nell'acqua, così come si sono susseguiti diciamo fino ad oggi, cosa farete? Credo che dopo la giornata di oggi abbiamo il dovere di non fermarci e di proseguire, decideremo naturalmente assieme ai lavoratori e alla cittadinanza cosa fare, ma credo che sia anche importante dare una visibilità nazionale e non considerare questo un problema solo locale di Termini e dei lavoratori di Termini. E quindi il nostro sforzo deve essere quello di dare questa dimensione e, se necessario, altre iniziative, andando a Roma, andando al governo, le valuteremo assieme, perché non abbiamo nessuna intenzione di accettare passivamente. La manifestazione di oggi non era né una manifestazione rassegnata né la manifestazione di chi per l'ultima volta vuole protestare, ma era la manifestazione di un territorio, di lavoratori, di una regione che invece vuole rivendicare il diritto a vivere lavorando e avendo una dignità nel farlo. E questa è una questione nazionale, non è una questione solo locale. Grazie.